Innanzitutto, grazie perché è un venerdì pomeriggio, qui alle 3 di un giorno lavorativo, quindi per essere qua parecchi di voi avranno dovuto chiudere in anticipo, prendere qualche ora di permesso. Io non ho mangiato. Io se mi ordena non mangiare. Ho mangiato io al posto tuo, per due. Mi hanno detto facciamo uno spuntino, andiamo a Mendicino. Allora, fusilli al ferretto con costolette di maiale, polpette, stinco di maiale, nduja, e poi la cipolla, e poi la zucca, e poi il formaggio, e poi sono scappato, altrimenti ero ancora là. Però erano tutti prodotti della terra calabrese e quindi vi ringrazio per l'accoglienza. Io lo chiedo sempre, non la faccio lunga perché sapete voi meglio di me di cosa c'è bisogno. E poi in campagna elettorale tutti promettono tutto. Quindi in questi 20 giorni vedrete sui manifesti gente che sorride, gente che promette, vi arriveranno a casa 18 lettere, farò, farò, farò. Però lo diceva giustamente chi mi ha preceduto, noi abbiamo tanti difetti. Però in Calabria non ci siamo mai stati. È la prima volta che troverete il simbolo della Lega sulla scheda delle elezioni regionali in Calabria. Quindi se qualcuno che ha governato fino a ieri vi viene a dire farò, 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 la prima domanda che vi invito a fargli è: ma perché non l'hai già fatto, visto che sei qua da anni? Perché? Io penso alla strada statale 106, che è la strada più alto numero di morti farò, farò. A pranzo prima ho trovato una ragazza della mia età, una quarantina d'anni, non si chiede l'età del signore, ma più o meno così, che mi ha detto: io è da 15 anni che 4 volte all'anno prendo l'aereo per venire a fare terapia a Milano, perché negli ospedali calabresi non sono in grado di farlo nei tempi e con le modalità previste, ma non è normale. Non è normale che ogni anno ci siano 40.000 donne e uomini che dalla Calabria pagano il biglietto del treno o dell'aereo per farsi andare a curare nelle altre regioni d'Italia. Le tasse le pagate come tutti gli altri, sì o no? Anche di più. Appunto. È questo, quindi sanità, infrastrutture e poi il tema centrale del lavoro. Però ci sono due modi di intendere il lavoro, vedevo nel video, i bronzi di Riace. C'è qualcuno che ha detto e ha scritto che siccome i ragazzi scappano dalla Calabria e le terre interne si spopolano, la soluzione è a portata di mano: riempire la Calabria di immigrati. Non è la soluzione che io ho in testa, io vorrei tornare a riempire la Calabria di calabresi e di italiani. Qua 9 miliardi, amico mio, con 9 miliardi se li usi bene senza dare mancette agli amici degli amici, di cose ne fai? È vero che hai chilometri e chilometri di coste e di spiagge, però se non hai infrastrutture, non hai stabilimenti, non hai porti e aeroporti e ferrovie in grado di portarti i turisti, tu puoi avere il mare più bello del mondo, ma se la gente non ci arriva in quel mare più bello del mondo, evidentemente è un problema. Quindi qua ci sarà 5 anni di tempo per rimboccarsi le maniche. Ettore lo sa perché io ho questo vizio, quando vinco in una regione, e grazie al buon Dio agli elettori in tutte le ultime elezioni regionali, dal Friuli alla Sardegna, alla Basilicata, all'Abruzzo, all'Umbria, al Piemonte, abbiamo sempre vinto. Non vedo l'ora che arrivi il 26 gennaio. Non vedo l'ora che arrivi questo 26 gennaio. Però il primo assessorato, il primo compito che io chiedo a nome della Lega, mentre gli altri sono lì, è la sanità, il bilancio, le finanze, la casa, i trasporti, un tema più di tutti gli altri mi interessa. E infatti ci siamo in Lombardia, in Piemonte, in Friuli, in Veneto, in Liguria, in Abruzzo. E se vinciamo e siamo i primi, lo chiediamo anche in Calabria, che la Lega si occupi di agricoltura e di pesca. Che la Lega si occupi
ringrazio a tutti gli agricoltori di qui. Pesca anche del tonno e delle sardine, ovviamente. Però preferisco il tonno artigianale al tonno industriale, se devo scegliere. Però è questo, perché poi da lì conseguono tante cose. Infatti agricoltura e turismo, noi al governo, fino a che ci siamo rimasti, li abbiamo messi insieme, i due ministeri. Agricoltura e turismo, perché vanno... Sono arrivati gli altri e li hanno separati e hanno restituito il turismo a quel genio di Franceschini, ditemi voi, con i beni culturali. Vabbè, comunque, guardiamo avanti e mai indietro. Quindi qua c'è parecchio da fare. Poi ringrazio i giornalisti presenti. Mi permetto di ringraziare soprattutto le radio, i giornali e le televisioni locali, che a volte fanno più e meglio il loro lavoro dei grandi giornaloni e delle grandi televisioni nazionali. Quindi spezzo questa lancia senza polemica, perché poi ti senti fare delle domande. Entrando, un giornalista mi ha fatto una domanda: ma quindi lei ha cambiato idea sui calabresi? Che cazzo di domanda è? No, io non ho cambiato idea, e il mio pessimo giudizio sul fatto che l'unica responsabilità dei calabresi è stata negli anni di eleggere politici calabresi ladri e incapaci, che gli hanno preso il voto e poi sono scomparsi. Questo. Poi la pessima politica, io non la sopporto a Reggio Calabria e a Reggio Emilia. È merda a Reggio Calabria e a Reggio Emilia. E noi la spazzeremo via con tutte le forze possibili e immaginabili, dalla Calabria all'Emilia, passando per la mia Milano. Questo vogliamo fare. E da ex ministro dell'interno mi ricordo quando sono stato a Palmi a consegnare alla Polizia di Stato una villa con la 'Ndrangheta, quando sono stato a San Luca, quando sono stato a Locri, quando sono stato in Aspromonte, a gridare al mondo che la Calabria non è una minoranza di mafiosi e delinquenti. La Calabria è una terra bella, pulita e libera. E noi abbiamo detto dei no. E i no di cui parlava Molinaro, noi li abbiamo detti. Probabilmente da segretario di partito sarebbe stato più comodo per me dire solo sì. Però in Calabria come in Emilia ogni tanto uno deve dire anche dei no, che magari ti fanno un danno domani mattina, ma che ti fanno andare in giro a testa alta per gli anni a venire. Ed è per questo che io non sono minimamente preoccupato. Un altro giornalista mi ha chiesto se sono preoccupato per il processo che sto rischiando. No, sono più che altro incuriosito per il fatto che da ex ministro dell'interno aver combattuto l'immigrazione clandestina non era un mio diritto, ma era un mio dovere. E se per questo dovere rischio il carcere, ne sono fiero. Anzi, se mi vorranno mandare a processo e le accuse arrivano fino a 15 anni di galera, se questo di persona continuato, aggravato anche ai danni di minori, per aver bloccato per 4 giorni lo sbarco di 181 immigrati, se mi mandano a processo non processeranno solo me, ma processeranno l'intero popolo italiano. Perché controllare i confini di un paese penso che sia un dovere. Sull'agricoltura, poi i temi, ieri ero in una grande cantina in provincia di Reggio Emilia, non sono molto diversi, mi hanno dato un dossier, agricoltori arrabbiati anche lì con la burocrazia regionale, ma pensate che in Emilia c'è un genio che sostiene, senza voler far polemica politica, però il PD e la coalizione del governo in Emilia Romagna come in Calabria, che per tutelare le nutrie ha proposto di mettere il microchip alle nutrie per salvare la povera nutria. E voi agricoltori, fra cinghiali, lupi, nutrie, dissesto idrogeologico, burocrazia regionale che ti impedisce di tagliare l'alberello, di pulire il torrentello, e se c'hai 20 centilitri di liquame nel posto sbagliato al momento sbagliato sei peggio di uno spacciatore di droga, e se da pescatori prendi un pesce 2 centimetri sotto la norma sei peggio di uno spacciatore di droga,
liberiamola questa agricoltura calabrese dalla burocrazia regionale che non se ne può più. Poi se uno vuole, se uno invece del cagnolino o del gattino vuole tenersi come animale domestico il cinghiale, ma faccia pure, però senza che questo vada sulla pelle e sui campi di chi fa agricoltura. E poi c'è la battaglia che dovremo fare tutti insieme: più regioni abbiamo meglio è con l'Europa, non dico contro, ma con l'Europa, perché Ettore lo sa, stanno elaborando quella genialata del semaforo e del cosiddetto Nutri-Score per fregare la dieta mediterranea, quindi i prodotti che abbiamo visto prima, il prosciutto è fuori legge, l'anduia, figurati, i detentori di anduia è meglio avere cocaina che anduia, perché è una roba di una pericolosità sociale, e questi stanno pensando di dire che gli insaccati fanno male, i formaggi fanno male, l'olio extravergine d'oliva fa male, la pasta fa male, la dieta mediterranea fa male, e magari invece la Red Bull fa bene, la Coca Zero fa bene e le patatine surgelate che poi diventano fritte fanno molto 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 bene. Ecco, evidentemente c'è qualcuno che vuole azzerare l'identità della nostra terra, perché nessuno ha, con tutto rispetto per gli altri paesi, la ricchezza di produzioni che avete voi e che abbiamo noi, dalla Calabria alla Lombardia, non ce l'ha nessuno, non ce l'ha in Polonia, in Francia, in Lussemburgo, tutte quelle IGP, IGT, tutte quelle ricchezze e diversità da paese a paese, non ce le ha nessuno. Ecco, probabilmente c'è qualche multinazionale che, siccome non riesce a copiare, vuole eliminare le produzioni locali per riempire le nostre tavole di prodotti senza colore, senza sapore e senza profumo. Noi abbiamo il dovere nei confronti dei nostri figli di difendere la nostra agricoltura, la nostra pesca e le nostre produzioni locali. Se serve, disubbidendo ad alcune normative europee che sono criminali, perché stanno facendo chiudere migliaia di aziende. Questo. Bocca al lupo, le battaglie le facciamo in Liguria a difesa della floricoltura, le facciamo con Luca Zaia, che è stato un grande ministro, Gianmarco Centinaio che è stato grande ministro, quindi dipende da voi, non la faccio lunga, mancano oggi, cos'è, il 10, io tornerò in terra di Calabria il 16, il 17, il 22 e poi spero dal 27 in poi, non solo per festeggiare, ma perché la differenza la politica la deve fare il giorno dopo il voto, non il giorno prima del voto. Fino al giorno prima del voto la differenza un politico la fa se ha lo stesso numero di cellulare prima delle elezioni e dopo le elezioni, se ha lo stesso indirizzo mail prima delle elezioni e dopo le elezioni. E quindi, certo, poi uno non riesce a rispondere a tutti, non riesce a stare dietro a tutti, però è così. Stamattina abbiamo preso l'aereo presto da Linate, domani mattina riatterro presto a Malpensa, sono al mercato di Imola, poi vado a pranzo e ne sono felice domani, perché è un'altra grande battaglia di cui la politica parla troppo poco. Sono a pranzo con i ragazzi e le ragazze ospiti della comunità di recupero di San Patrignano, perché la lotta alla droga deve tornare a essere una priorità in tutto il paese, senza se e senza ma. Io mi ricordo uno degli ultimi interventi in Parlamento del mese di dicembre, quando parlavamo di agricoltura, parlamentare dei 5 Stelle, che ha detto che noi come Lega stavamo attentando all'agricoltura italiana perché lui vede un'agricoltura che ha come suo fondamento importante anche la cannabis, e quindi siccome noi siamo contro la droga di Stato, ognuno poi coltiva quello che vuole, preferisco dedicarmi al grano, alle olive, alle arance, al mare e alla terra, perché quello non fa male assolutamente a nessuno, allo zucchero, al riso, allo zucchero. Lo zucchero, avevamo 20 zuccherifici, grazie alle normative di igiene dell'Europa ne sono rimasti due, guarda caso. Però ecco, non vorrei che il grano ti arriva dal Canada, il riso ti arriva dalla Cambogia, e c'hai le quote tonno e le quote spada, e quindi il pesce ti arriva dall'altra parte del mondo. Sugli agrumi, io sono stufo di rispondere, ma lo faccio e mi spiace,
perché ce ne sono tantissimi in Calabria e in Sicilia di imprenditori agricoli che mi dicono: io ormai ho più convenienza a lasciar marcire il prodotto piuttosto che andare a raccoglierlo, perché con quello che la grande distribuzione mi dà sono più i soldi che spendo a tirarlo su che quelli che incasso. E qua c'è un rapporto da rivedere anche con l'industria e con la grande distribuzione, perché non è possibile che ci sia la fatica a livello di base e ci sia un ricarico del 3 o del 400% al rivenditore e quello che c'è in mezzo finisca nelle casse magari di qualche catena della grande distribuzione, che poi vede frutta e verdura che arrivano da fuori Italia e che, per quello che mi riguarda, rimane su quegli scaffali, perché anche fare la spesa è un atto politico, lo dico sempre, fare la spesa è un atto politico, comprare italiano è un atto politico. Quindi in bocca al lupo, se non mi arrestano prima ci rivediamo, se mi arrestano venite a trovarmi. No, tutti no, perché non ci stiamo. Ho visitato ieri il carcere di Reggio Emilia, ne ho chiesto la chiusura perché lavorano in maniera indecente. Poi ragazzi, non promettiamo miracoli, però laddove la Lega governa si guardi quello che c'è. Una riflessione solo: ogni anno 20.000 ragazzi scappano dalla Calabria, ma non è che scappino perché sono annoiati o perché non hanno altro da fare, evidentemente, perché se qua la disoccupazione giovanile è al 50%, il problema c'è. Noi stiamo lavorando non solo in Calabria, ma anche in Campania e in Puglia, che andranno a rinnovo nella prossima primavera, a una grande operazione legata all'immigrazione. Però l'immigrazione su cui stiamo lavorando e su cui vogliamo investire non è l'immigrazione dei barconi, è un'agevolazione per far tornare in Calabria i figli e i nipoti della Calabria che sono stati costretti a scappare nei decenni passati. Questa è un'immigrazione di gente vicino a noi, per lingua, per storia, per cultura. Abbiamo 5 anni per lavorare insieme, e quindi l'importante di far politica è la competenza. Sì, l'abbiamo visto i fenomeni del click, no, bisogna più o meno sapere quello di cui si sta parlando, quindi conto dal 27 gennaio, anzi ve lo chiedo già da adesso, a prescindere da come andranno le elezioni. Io sono sicuro che il prossimo governatore sarà una donna e il primo partito in Calabria sarà la Lega. Ho queste due convinzioni così, non so da che cosa mi derivano. Però chiedo a Ettore di organizzare già magari per il mese di febbraio un'assemblea anche più grande, se volete, però per entrare nel merito, PSR, piano spiaggia, piano rifiuti, smaltimento rifiuti, perché io ieri ho visitato questa cantina con 700 soci in provincia di Reggio, dove hanno la ASL e la finanza lì un giorno sì e un giorno no, e mi diceva che se manca il cartellino, manca il bagnetto e manca la manovella o c'è il trattore con mezza vite fuori posto, c'è la sanzione anche penale. E poi ci sono intere regioni italiane senza un piano smaltimento rifiuti degno di questo nome e senza un sistema di distribuzione delle acque degno di questo nome, perché la metà dell'acqua viene persa prima che esca dal rubinetto. Quindi va bene andare a controllare gli agricoltori, se uno su 1.000 fa il furbo, quell'uno su 1.000 lo devi stangare, ma non devi andare a rompere le palle agli altri 999 che si alzano alle 4 della mattina per andare a lavorare nel loro campo. In bocca al lupo, viva Coldiretti, viva l'agricoltura calabrese, viva la Calabria. Buona fortuna, buona fortuna, buona fortuna.